Incredibile record della Roma, incredibile, mamma mia che partita e che record. 6 partite ufficiali della Roma di José Mourinho, 6 vittorie e questa è una grande importanza in più, è un grande segno della Roma di Mourinho. Mamma mia, oggi poi che show, 5-1 al CSKA di Sofia, che l'anno scorso abbiamo affrontato in Europa League e ci abbiamo pure perso 3-1. Quindi pensiamo un po' quanta differenza, intanto benvenuto Paolo Giallorosso e non in questo nuovo video. Mamma mia, qua dobbiamo parlare tanto, qua dobbiamo parlare tanto perché 6 gol e molte occasioni e molte cose da dire. Prima cosa, oltre alle 6 vittorie nelle prime 6 gare ufficiali, ovvero le 2 di Conference League contro il Trabzonspor, quella con la Fiorentina, con la Salernitana, con il Sassuolo e quella di oggi, che quindi fanno quota 6. Parliamo di Pellegrini perché è un giocatore incredibile, incredibile, capitano inamovibile, magistrale partita di Pellegrini e stagione, da inizio stagione, miglior centrocampista in Europa per gol fino ad ora. Incredibile Lorenzo Pellegrini, immenso, immenso Pellegrini. Ma ora andiamo per gradi, perché nei primi minuti, nei primi 10 minuti, diciamo che è un primo tempo difficile, il CSKA Sofia mena con i tifosi che sono venuti, tifosi molto, molto caldi, comunque con una bella tifoseria, è mai facile affrontare queste squadre in Europa perché sono squadre che nascondono insidie. E sono squadre che, come abbiamo visto per la Galatasaray Lazio, 1-0 per il Galatasaray, è una squadra tosta da affrontare in casa loro soprattutto. Infatti attenzione al ritorno col CSKA, però ai primi 10 minuti sofferti, infatti arriva il gol addirittura del CSKA Sofia con Carey, che è un errore di Kasdorp, palla messa in mezzo, e Carey giustamente in buca. E lì ovviamente dovevamo riprendere, possiamo dire, la gara. Poi diciamo che Shomurodov sbaglia un'occasione davanti al portiere in cui doveva e poteva far meglio sicuramente. Poi diciamo che Lorenzo Pellegrini fa uno stupendo, stupendo 1-1, un gol veramente bello di Lorenzo Pellegrini perché tira al volo a giro su assist di Kastorp che veramente fa tutta la fascia oggi, bravo Kastorp, anche se poi è dovuto uscire per problemi muscolari, ste cose qua, stamattina. Kastorp la mette, stop e tiro al volo, stupendo! Mamma mia, Pellegrini magistrale, fa 1-1. Il 2-1 arriva da un altro, il Shaarawy, in forma, in calore, in forma. In forma il Shaarawy che fa il 2-1. E diciamo a giro sul primo palo, quindi attenzione perché quindi, diciamo che il portiere non se l'aspettava, la mette bene con l'assist di Eldor Shomurodov che fa veramente una bella partita. Il 3-1 arriva al 62esimo, dopo diciamo che si conclude il primo tempo, un po' di cambi in casa a Roma e un secondo tempo, diciamo che alla pari, in qualche occasione per parte, possesso palla più che altro e cose varie. 3-1 che arriva sempre Pellegrini, che ve lo sto a dire fa. Assist di Calafiori che spinge sulla fascia, forse l'unica cosa buona di Calafiori. Anzi, ha fatto una buona partita, però ovviamente non dà quella spinta. Ovviamente oggi non c'era Vigna, Spinazzola sappiamo, e quindi c'era Calafiori. Spinge, arriva in fondo la crossa e Pellegrini segna il gol del 3-1. Mamma mia, Lorenzo, quanto sei forte, Lorenzo mio. 82esimo. Mancini diciamo che segna, segna, non è diciamo, segna e basta, Gianluca Mancini con Veretout che crossa in mezzo, Smolik la prende, arriva lui, colpisce il palo Smolik alla partita di ritorno, dopo che ha saltato tutte le prime partite della Roma che ha vinto tutte le prime 5 partite, 5 vittorie, e poi arriva Mancini che fa il tap-in vincente per il gol del 4-1, e io sono dipendente per Gianluca Mancione, mamma mia Mancini, mamma mia Mancini. E poi diciamo che all'83esimo un altro palo di Eldor Shomurodov che è veramente una grandissima partita da limite prende il palo e all'84esimo il 5-1 di Tammy Abraham dalla panchina neanche 10 minuti sono serviti e Jala in buca dentro, Jala in buca dentro, mamma mia Tammy Abraham che fa diciamo un pallonetto addirittura, show di Abraham, pallonetto, assist sempre di Shomurodov, Shomurodov, e lo sbecco Eldor, 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 mamma mia Abram.
Bravissimo, Roberto Riso, grande esperienza che si fa valere anche nelle competizioni europee, perché lo sappiamo, l'esperienza che ha Rui Patricio vincendo l'Europeo col Portogallo, giocando in Premier League, ha veramente tante tante esperienze questo portiere, e si vede, oggi comunque entrano Veretout e Cristante, riordinano finalmente il centrocampo che stava, diciamo, giocando male, anche se Villar qualcosa l'ha fatta vedere, Diawara un po' meno, riordinano il centrocampo. Ovviamente i titolari migliori, Pellegrini, che ve lo sto di a fare, Shaarawy, Eldor, Shomurodov e per me anche Gianluca Mancini, leadership assoluta, esce Pellegrini, capitano lui e leadership tutta la partita, come ogni partita, Gianluca Mancini. E veramente grande Roma, continuiamo così, perché non sottovalutiamo questa competizione, perché arrivano anche le squadre dalla Champions e dall'Europa League che volano giù in Conference League e con squadre comunque di livello internazionale come questo CSKA Sofia che ha giocato varie competizioni di Champions Europa League, come comunque altre squadre, il Tottenham che ve lo sto a dire a fa, cioè ci sono tante squadre che possono dire la sua, la propria in questa competizione. Quindi per questo video è tutto, like, iscrivetevi al canale e non vi vedo un prossimo video, ciao!